siamo. Okay. Sì. Tieni alto. Allora, pronto. Via. Questa è la terra che ha sudato i GP in tutta Italia. C'è stata un po' di preoccupazione per alcuni segnali che arrivano dall'Europa, per esempio sull'aceto o sulla possibilità di modificare il vino. Dopo i GP devono essere tutelate assolutamente. Ma devono essere tutelate dopo i GP, devono essere tutelate le produzioni italiane, a prescindere da questo. Noi abbiamo una produzione agroalimentare distintiva, fatta di grandi peculiarità locali, ogni territorio ha i suoi prodotti, ha le sue tipicità, le sue eccellenze. L'appiattimento complessivo, che in alcuni momenti ci sembra essere un obiettivo europeo, non è un obiettivo condivisibile, ovviamente non troverà nelle nostre rappresentanze di governo una vita facile. Noi ci combatteremo perché vengano esaltate le eccellenze italiane, perché venga esaltata la dieta mediterranea, perché vengano esaltate le nostre grandi tipicità e non perché vengano appiattite da regolamenti insensati. Ecco, su questo territorio sono stati dei problemi, per esempio quella che sembra una banalità, una gelata all'inizio di aprile, l'85% delle pere di questa zona, che è la zona di produzione maggiore in Italia, sono andate perdute. Questa stagionalità sempre più aggressiva chiede tutele sempre maggiori, invece sono degli iter a volte anche lunghi, non sono ancora stati dati i risarcimenti per i problemi dello scorso anno. Il problema non è tanto la questione dei risarcimenti, perché nessun produttore produce per aver buttato via il raccolto e avere un risarcimento del danno. La realtà è che dobbiamo trovare dei sistemi di protezione anche dalle calamità naturali, che purtroppo sono una costante, ormai ogni anno si susseguono in tante zone della nostra penisola, e dobbiamo fare i conti con una realtà, dobbiamo trovare sistemi di protezione che ci sono. Abbiamo appena stanziato 105 milioni di euro sulla 102, quindi sul Fondo di Solidarietà Nazionale, che serve proprio per risarcire i danni da gelata e da eventi calamitosi naturali. Bisogna spingere sulle assicurazioni, le aziende si assicurano troppo poco, dobbiamo lavorare su quel fronte. Noi chiediamo all'Europa di poter fare un prelievo dall'1 al 3%, un pilastro proprio per poter avere un margine nella gestione del rischio maggiore, ma il tema è anche che attraverso l'innovazione e gli investimenti che sono necessari nell'innovazione si possono trovare sistemi di protezione anche alle gelate o agli eventi. Un argomento che sicuramente verrà toccato dentro, questa è un'area a vocazione industriale all'interno però di un contesto prevalentemente agricolo. La ricerca di un equilibrio di questo nelle richieste andrà verso la Campogliano-Sassuolo, che è una bretella che serve quest'area per il trasporto e per non perdere alcuni punti di commercio importanti. Guarda, ho fatto il ministro dello sviluppo economico, oggi mi occupo di agricoltura, non fatemi fare anche il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anzi della mobilità sostenibile, perché non voglio occupare il terreno di altri colleghi. Tutte le infrastrutture si fanno quando sono dimostratamente utili, cercando di limitare l'impatto che hanno sul territorio. Questo è l'obiettivo delle infrastrutture che servono nel nostro paese. Grazie. Grazie. Grazie.